Ciao Mario, buongiorno, buongiorno a tutti, un saluto particolare a Fabrizio Curcio, alla Rolega, è sempre un piacere vederli, anche se in videocollegamento e soprattutto ascoltarli. Peraltro il prefetto Lega richiamava un accordo che abbiamo firmato qualche giorno fa e a cui le ultime immagini del video che ci avete appena mostrato faceva riferimento appunto tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, il Dipartimento della Protezione Civile e l'ISPRA. Volevo salutare tutti gli altri colleghi ed amici intervenuti, un particolare saluto e un ringraziamento alla Vice Ministro Sereni, ai colleghi degli altri enti di ricerca e delle istituzioni, il Presidente Casalli, il Presidente Violo, Antonio Navarra, poi tutti, veramente tutti gli altri colleghi che stanno partecipando a questa iniziativa. Un saluto, mi fa molto piacere vederlo, altrettanto cordiale e amichevole al Presidente Realacci che vedo collegato, la cui presenza credo sia molto importante insieme a quella degli altri amici delle fondazioni che stanno contribuendo a ETE proprio per sviluppare quella sinergia che è assolutamente necessaria per sviluppare, scusate la ripetizione, questo progetto che abbiamo immaginato con Fabrizio e con Erasmo D'Angelis, che voglio salutare e ringraziare. Non lo vedo collegato, c'è Mauro Grassi, ma lo voglio salutare e ringraziare perché insieme a lui e a Fabrizio che abbiamo un po' immaginato 2 anni fa questa iniziativa e oggi presentando, diciamo, volendo presentare comunque la seconda edizione di questo progetto, di questa iniziativa che ha visto la sua prima edizione a Firenze nello scorso ottobre. Fabrizio giustamente ricordava che l'emergenza Covid ce lo ha permesso in qualche modo di poter essere presenti a Firenze a ottobre dell'anno scorso. Erasmo è stato un po', diciamo, l'ideatore, vedendo oggi la presentazione di questa seconda edizione vuol dire che il lavoro che abbiamo fatto tutti quanti insieme, questo è bene ripeterlo sempre, sta dando dei frutti. Il fatto che oggi la ministra Sereni abbia voluto introdurre questa giornata di lavoro con delle parole importanti rispetto anche al ruolo che il Paese può assumere in un contesto, in uno scenario più ampio, in una fase di attuazione del PNRR, io credo siano molto importanti anche a dare la valenza istituzionale del lavoro che sinora è stato fatto e che comunque resta un punto di partenza anche per qualche brevissima considerazione che mi permetterò da Presidente di ISPRA del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale di sottoporvi. Prima di tutto però anch'io mi associo alle parole e al ricordo del Presidente Sassoli. Io ho avuto il piacere e l'onore di parlarci e di ospitarlo circa 1 anno e mezzo fa alla presentazione di un evento ISPRA SNPA e posso testimoniare direttamente che ne ho avuto conoscenza di un uomo attento, conoscitore, appassionato anche alle tematiche ambientali e di tutela e difesa dell'ambiente. Quindi una grande perdita per il nostro paese e oggi credo sia anche giusto ricordarlo. Detto tutto questo, io non posso che ribadire l'interesse di ISPRA e di SNPA, viste le tematiche trattate che hanno molto a che fare con la tutela e il monitoraggio ambientale del territorio. E io vorrei cogliere questa occasione per ribadire ancora una volta come sia centrale anche nella fase di sviluppo e ripresa del Paese, di attuazione del PNRR e degli altri strumenti che Governo e Parlamento stanno via via elaborando ed approvando, come sia centrale il tema della tutela dell'ambiente, del controllo e monitoraggio del territorio, che sono le fondamenta sulle quali puoi costruire un paese realmente sostenibile, realmente resiliente, come diceva prima Laura Lega. Ecco, a volte mi pare che nel dibattito che sto ascoltando in questi giorni, in questi mesi, questo argomento venga un po' perso di vista. Ecco, io invece ci tengo a ribadire, ed è strettamente collegato e funzionale all'iniziativa che oggi presentiamo, come questo tema della tutela del territorio, della necessità che un paese, soprattutto come l'Italia, per tutte quelle situazioni che prima sia Fabrizio che Laura richiamavano di particolare vulnerabilità, ma anche di ciò che è successo nel corso degli anni. Ecco, io credo che questo tema della tutela dell'ambiente, dei controlli e monitoraggi oggi debba risultare realmente centrale per garantire uno sviluppo, una ripartenza, una ripresa, una resilienza, una sostenibilità concreta e che non si costruiscano, che non si realizzino di nuovo situazioni o impianti o stabilimenti che possano poi invece minare le fondamenta ambientali del nostro paese. Allora, per questi motivi che diciamo ho espresso sinteticamente in maniera forse anche tecnicamente non appropriata, io credo che il monitoraggio proprio sulla base delle informazioni che derivano dall'osservazione della Terra, quindi ritorno un attimo a un punto di vista più strettamente tecnico,
ricade tra gli sviluppi più importanti del decennio per i processi di trasformazione del territorio che noi dobbiamo conoscere, studiare, monitorare e valutare, verificare proprio ai fini di questa fase così importante per il nostro paese e per il pianeta. Allora, ISPRA ed SNPA, come è noto, da anni siamo impegnati nel monitoraggio dell'ambiente con il supporto dell'osservazione della Terra, ma a 360 gradi, perché ce lo dicono le direttive europee, ce lo dice anche la nostra esperienza, purtroppo in fase emergenziale e non solo. Peraltro, oggi, domani, credo, ricorrono i 10 anni dal tragico avvenimento della Concordia, che al netto, diciamo, di quella situazione così drammatica e delle vittime che ha prodotto e che non ci possiamo mai dimenticare, ha però costituito, dal punto di vista del recupero e del ripristino ambientale, un'operazione importante per il nostro paese, alla quale molti di noi che siamo presenti oggi hanno contribuito, e tanti colleghi che lavorano nelle nostre strutture. E abbiamo tantissimi compiti davanti, penso al monitoraggio della biodiversità, della qualità dell'aria, delle emissioni, al controllo del rischio ambientale idrologico e idrogeologico, alle acque interne e marine, la stima dei cambiamenti territoriali, lo studio e l'analisi dei cambiamenti climatici e del loro impatto sulle nostre vite. Allora, l'utilizzo ed elaborazione dei dati di osservazione della Terra finalizzato al monitoraggio ambientale, che è un po', diciamo, l'origine e il motivo della presenza di ISPRA SNPA in questo progetto, sono compiti impegnativi e complessi sia dal punto di vista delle risorse tecniche, sia, e aggiungo quest'altro tassello, che mi auguro anche questi processi possano in qualche modo contribuire a sviluppare, ad implementare, sia per quanto riguarda la necessità di avere personale altamente qualificato ed esperto. E questo è un altro tema che diciamo, dobbiamo considerare per l'attuazione del PNRR. Il capitale umano, il fattore umano è forse la prima delle cosiddette strutture abilitanti affinché questi interventi possano essere realizzati. E allora, come dicevano prima i colleghi che sono intervenuti appunto prima di me, è importante trovare un ambito di confronto, di collaborazione, di cooperazione tra tutti coloro che sono impegnati a queste operazioni, proprio per mettere a fattor comune le conoscenze, ma anche le competenze dei diversi soggetti, perché possano contribuire a migliorare servizi per la tutela ambientale, ma questo miglioramento deve avvenire sulla base delle reali necessità dei cittadini e di coloro che operano in questo campo. E oggi questo si rende possibile grazie a strumenti quali appunto ETE, che contribuisce a dare un'ampia divulgazione. Questo era anche l'intento, diciamo, uno degli intenti originari di questa iniziativa, un'ampia, diciamo, divulgazione, e il Forum Nazionale di Osservazione della Terra per il coordinamento delle necessità e dei fabbisogni, cioè contesti per il confronto e la condivisione delle informazioni che i diversi soggetti a vario titolo operano nell'osservazione della Terra riescono poi a raccogliere, in qualche modo ad assemblare, per farne dati a servizio e beneficio di tutti. Un ultimo aspetto vorrei sottolineare prima di dare la parola a Mario, che è quello relativo agli sviluppi delle politiche spaziali nazionali. Ne ha accennato brevemente il prefetto Lega prima di me. E vorrei ricordare che grazie all'implementazione del Piano Nazionale di Space Economy e delle azioni legate appunto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e io ci tengo sempre che la seconda R di questo acronimo PNRR venga evidenziata e valorizzata, perché non sta lì per caso. Ecco, dicevo che relativamente agli sviluppi delle politiche spaziali nazionali, il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che ho l'onore di presiedere, si sta dotando di ulteriori strumenti di monitoraggio proprio basati sulle nuove tecnologie di osservazione della Terra, costruite, come dicevo prima, sulle specifiche esigenze degli operatori del sistema, che sono poi raccolte nell'ambito dei tavoli di consultazione del Forum nazionale, che sono già state portate in discussione in occasione del precedente meeting di ETE, appunto dello scorso ottobre a Firenze. E a questo riguardo voglio anche rivolgere un in bocca al lupo di buon lavoro per gli incarichi a livello europeo a Fabrizio Curcio e ad Andrea Taramelli, che li stanno per assumere, che sono stati appena designati all'interno del Comit per questi incarichi che rappresenteranno appunto il paese all'interno di due organismi consolidati. Allora, considerati anche quelli che sono stati gli esiti del primo evento ETE in termini di sviluppo della conoscenza condivisa e di capacità formativa, che questo è un aspetto estremamente importante, io voglio veramente continuare a garantire il supporto di ISPRA e SNPA a questa iniziativa, ma soprattutto
vorrei diciamo, augurarmi che il prossimo, augurarci che il prossimo evento possa risultare ancora più incisivo verso le comunità responsabili del monitoraggio dell'ambiente e del territorio, affinché sviluppino queste conoscenze e condividano conoscenze e competenze, ma anche verso i cittadini, per intanto quella necessaria opera di informazione che risponde a una esigenza e anche a un dovere di trasparenza e di informazione completa, compiuta, che noi abbiamo nei confronti di coloro che poi rappresentano diciamo, il destinatario finale delle nostre attività, ma soprattutto che i cittadini possano comprendere quei benefici sociali derivati che spesso non sono direttamente percepiti, e forse anche noi non li comunichiamo bene, ma che poi sono realmente importanti perché hanno conseguenze dirette nella vita di ciascuno. E poi possano anche supportare il livello politico, ma ho già detto dell'importanza della presenza del ministro Sereni oggi con noi, per posizionare sempre più centralmente lo sviluppo delle capacità nazionali di osservazione della Terra quale asset nazionale per un controllo realmente efficace del territorio che possa garantire sostenibilità e resilienza al nostro Paese. Ecco, penso che posso fermarmi qui anche perché ci sono tanti altri interventi. Restituisco la parola a Mario Tozzi, ovviamente auguro a tutti noi buon lavoro in vista di ETE 2022.